po' di tempo si tiene distante da Renzo, perché Don Abbondio, finché c'è Don Rodrigo e la notizia della morte di Don Rodrigo non è mai arrivata, non vuole celebrare alcun matrimonio. Finalmente, quindi queste sono pagine che tornano alla commedia e alla idea iniziale. Dopo la tragedia che abbiamo descritto, tragedia che non è più totalmente tragedia proprio perché c'è la parola perdono, c'è la parola redenzione, ritornano i toni della commedia e la parola bella, la notizia bella, la porta a Renzo a Don Abbondio, perché il palazzotto di Don Rodrigo è stato acquistato, è ora proprietà di un marchese che è un bravo signore. E questa è la testimonianza certa che Don Rodrigo, che tra l'altro era morente qualche tempo prima, non è guarito ed è morto con certezza. E a questo punto la promessa sposi si trasforma perché Don Abbondio riacquista la favella. Scopriamo un Don Abbondio completamente diverso da quello che è reticente in tutti i promessi sposi. Ora si dà da fare addirittura con il marchese, perché il marchese acquisti la vigna di Renzo, la casa di Renzo e la casa di Agnese. Quindi il desiderio di Don Abbondio è far sì che Renzo e Lucia possano avere un po' di soldi per sposarsi con un certo conforto e trascorrere anche una vita in una certa agiatezza. Ed è Don Abbondio addirittura a diciamo ipotizzare un prezzo per l'acquisto dei terreni di queste case che sono ormai infatiscenti. La casa di Renzo era diventata la topale, così ce la descrive il narratore. Il marchese, quando vede questo prezzo che era particolarmente alto, decide di prenderlo. Quindi Renzo e Lucia hanno abbastanza soldi per sposarsi e il matrimonio viene celebrato da Don Abbondio. È giovedì e Don Abbondio dice: entro domenica, se volete, io vi sposo. Viene celebrato il matrimonio e il giorno dopo del matrimonio il marchese invita a casa propria Renzo, Lucia, Don Abbondio per festeggiare. Il pranzo di nozze avviene in casa di Don Rodrigo, perché il palazzo del marchese è il palazzo di Don Rodrigo. Immaginatevi lo stato d'animo di Don Abbondio e immaginatevi lo stato d'animo di Renzo e Lucia nel festeggiare, nel celebrare in quel palazzo. Ma il marchese mangerà da solo con Don Abbondio, mentre gli sposi, fa notare il narratore, che appartengono a classi sociali più basse, festeggiano dall'altra parte. Quindi c'è comunque una suddivisione sociale. E il narratore dice: vi ho detto che era una brava persona, ma di certo non aveva così tanta umiltà, se no avrebbe festeggiato, avrebbe fatto una celebrazione, una festa tutti assieme. A questo punto Renzo e Lucia sono sposi, ma i promessi sposi, il romanzo, non termina qui, proprio perché Manzoni non vuole raccontare una bella favola e vissero felici e contenti. La storia non è terminata, perché Renzo e Lucia, una volta sposi, decidono di abbandonare Pescarenico per trasferirsi in un paese nella Bergamasca. E in questo paese cresce l'aspettativa, perché erano circolate le voci su Lucia e su quello che Renzo aveva fatto per Lucia, e tutti si aspettavano che arrivasse una principessa, una regina, una ragazza bellissima. Quando arriva Lucia, le persone sono un po' scontente. Si pensavano che fosse una donna più bella, mentre questa era una donna senz'altro carina, ma come ce ne sono tante in giro. Quando non vogliamo dire, dice il narratore, che forse fosse quasi brutta, no? E allora queste voci che circolavano non facevano nulla di male a Renzo, se non che il male a Renzo lo fece qualcuno che andò a ricordare quanto si diceva sulla sua donna. E a questo punto
Renzo inizia a considerare quel paese come un paese insopportabile, inizia a vedere in tutte le persone un nemico, qualcuno che potrebbe aver sparlato della sua donna. E Renzo, a questo punto, sarebbe quasi disposto a sbudellare qualcuno, sempre seguendo le regole del Galateo. Quante cose, dice il narratore, si possono fare non contraddicendo il Galateo, perfino sbudellare qualcuno. Renzo non è così cambiato dall'inizio del romanzo, ha sempre lo stesso temperamento irruento, ma la peste, dice il narratore, si era decisa ad accomodare la situazione, perché aveva fatto morire il proprietario di una piccola azienda e il cugino di Renzo aveva deciso di comprare quell'azienda assieme a Renzo, e così Renzo e Lucia si trasferiscono nel nuovo paese. Ma anche in quel paese si inizia a parlare di Lucia, soltanto che questa volta si dice che Lucia era proprio una bella baggiana, e la gente che il narratore faceva passare l'epiteto. Quindi, dal momento che di Lucia si diceva che era una bella fanciulla, baggiana veniva chiamata nella bergamasca la ragazza che proveniva dalla milanese o dalla Brianza o dalle Chese, oltre al fatto che però si giocava sulla duplicità del termine baggiana. Però Renzo a questo punto acconsente alle voci, perché sono voci lusinghiere nei confronti della propria donna. Ma Renzo a questo punto poi pensa quante volte anche lui ha provato nei discorsi con gli altri ragazzi a esprimere i giudizi sulle donne, e dice: un conto è parlare e un conto è sentire, perché poi quando si sentono giudizi che riguardano te, riguardano qualcuno che ti interessa, dà molto fastidio. E Renzo sembra essere propenso a capire che forse lui stesso spesso ha diciamo irritato e inspettito qualcuno. Bene, nel nuovo paese però non è che tutto andasse bene, perché le cose, dice il narratore, la vita è comunque sempre caratterizzata da un desiderio di felicità più grande. La vita, l'uomo, è come un inferno, dice il narratore mutuando l'immagine dall'anonimo. Come un inferno, come un avvelato che sta su un letto e che guarda il letto degli altri provando invidia per il letto degli altri. Il letto degli altri è sempre più bello del nostro, cioè la condizione esistenziale in cui vivono gli altri è sempre più bella di quella in cui viviamo noi. Per cui noi desideriamo sempre cambiare letto, cambiare condizione esistenziale, pensando che la condizione degli altri sia più bella della nostra. Viviamo in una inquietudine, una insoddisfazione costante, perché abbiamo un desiderio di felicità più grande di quello che sperimentiamo. A un certo punto noi riusciamo a cambiare letto e ci rendiamo conto che il letto degli altri è pieno di mische e di bernoccoli e si stava meglio del letto precedente. Quindi abbiamo cambiato condizione. Siamo addirittura nella condizione che noi vivevamo, ma ora stiamo peggio. E allora il narratore dice: forse converrebbe nella vita non tanto pensare di stare bene, ma pensare a fare bene. Nella vita non dobbiamo sempre pensare a stare bene, ma dobbiamo iniziare a fare bene. E forse si inizierebbe a stare meglio. È una massima che ha in sé una saggezza grandissima. Cioè Manzoni sta dicendo che se inizi a fare il bene, inizi a pensare agli altri, come stare agli altri, a fare bene agli altri, cioè se inizi a amare gli altri, ti renderai conto che poi come conseguenza starai tu meglio, sarai tu più felice. Cioè sta dicendo che nell'amore, nell'esperienza dell'amore, si fa esperienza della felicità, un po' quello che abbiamo detto l'altra volta: ama e fa quello che vuoi,
no? L'amore come legge della vita, legge dell'uomo, legge della realtà, l'amore come amore che muove tutto, che muove il sole e la metafora che vedremo è presa a prestito da Manzoni, da Dante, dal canto sesto del Purgatorio. Cioè Manzoni preleva tante situazioni da Dante. Nel canto sesto del Purgatorio, a essere inferma è Firenze, che continua a voltarsi per cercare di nascondere la propria sofferenza e il proprio dolore. Ed è una metafora, una immagine che poi diventerà importantissima in tutta la letteratura europea, tanto che Thomas Mann addirittura dirà è la famosa metafora dell'inferno che ha lanciato proprio Dante e che è stata poi ripresa da Manzoni. Bene, i Promessi Sposi non sono finiti però, perché la vita tra Renzo e Lucia continua, ma non con tutte le vicissitudini che erano accadute prima, tanto che questa vita è così monotona che, dice il narratore, non ve la racconto perché vi avrei ad annoiare, però dobbiamo dire che nasce un figlio e questo figlio è una bambina a cui viene imposto il nome di Maria, proprio per ricordare l'aiuto della Vergine nel rapimento a Lucia. Dopodiché Renzo inizia a raccontare in giro tutto quello che lui ha imparato. Inizia a raccontare che lui ha imparato a non mettersi i campanelli ai piedi, cioè non farsi sentire quando arriva. Ha imparato a non alzare il gomito, ha imparato a non farsi sentire. E Lucia allora gli risponde: ma io cosa ho imparato invece? Dal momento che già facevo la brava ragazza, tu hai imparato a fare il bravo ragazzo, ma io la brava ragazza la facevo già e non mi sembra di aver compiuto azioni scelerate, a meno che tu non voglia alludere che io abbia sbagliato nell'essermi innamorata di uno come te. E Lucia dà del moralista a Renzo, come dire, il punto della vita non è fare il bravo ragazzo, non è quello il senso del tutto, perché spesso i bravi ragazzi li facciamo lo stesso eppure gli inconvenienti accadono lo stesso. E allora Renzo e Lucia iniziano a parlare, a discorrere tra loro per capire qual è davvero l'insegnamento che loro hanno ritrovato da tutta questa storia durata 2 anni. Hanno dovuto aspettare 2 anni dopo che era già stata fissata la data del matrimonio. E dice il narratore che quanto loro poi ricavano da quello che è accaduto è così saggio, è così profondo, che io ho deciso di metterlo qui come il sugo di tutta la storia. Sugo di tutta la storia vuol dire che se non leggiamo l'ultima pagina dei Promessi Sposi è come se mangiassimo una pasta scondita, non è buona. E il succo di tutta la storia è la seguente.